Martedì 22 ottobre 2019. San Giovanni Paolo II. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e con il peccato la morte, e così in tutti gli uomini si è propagata anche la morte, poiché tutti hanno peccato. Molto più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Infatti, se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Come dunque per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione, che dà vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. Ma dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. Di modo che come regnò il peccato nella morte, così regni anche la grazia, mediante la giustizia per la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Dal Salmo 39. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto l'olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto, ecco, io vengo. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Nel rotolo del libro, su di me è scritto di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero. La tua legge è nel mio intimo. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Esultino e gioiscano in te quelli che ti cercano. Dicano sempre, il Signore è grande, quelli che amano la tua salvezza. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone a suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba, li troverà così, beati loro.